Lasciamo ora la parola al procuratore generale della Cassazione, Luigi Salvato. Buongiorno a tutti. Ringrazio la presidente Masi e gli organizzatori dell'onore riservatomi di portare il saluto e gli auguri della istituzione che rappresento. La finalità del mio intervento impone che io non sottragga tempo al dibattito, però non posso non congratularmi della scelta del tema e ricordare insieme a tutti voi che al tema che avete scelto è sotteso un postulato come tale inattaccabile. La funzione difensiva, che è propria della professione forense, è uno dei valori fondanti del nostro ordinamento. È stata la storia a definire la missione dell'avvocatura. Contribuire alla verità processuale in una funzione complementare rispetto alla magistratura, ma dove complementare va inteso nel senso reso chiaro da Piero Calamandrei, di due forze equivalenti che operando su linee parallele generano il moto che dà vita al processo e trova quiete nella giustizia. Allora bisogna dire con forza che l'avvocatura non è solo una professione. L'avvocatura è un'istituzione essenziale dell'ordinamento politico e sociale ed è questa la concezione accolta dalla Costituzione, già accolta dalla Costituzione. Quindi a me non sembra che il vero problema sia di un'esplicitazione ulteriore rispetto a quella che già c'è. I veri problemi nascono dai nuovi fenomeni con i quali oggi siamo costretti a confrontarci. Ne cito due. Noi stavamo ancora metabolizzando il superamento della concezione illuministica del diritto chiaro e preciso e l'elasticità e fattualità del diritto, quando sono sopravvenuti nuovi bisogni, la new economy, una globalizzazione fortissima, che ha investito il diritto come forma di organizzazione sociale e quindi il modo di essere della giurisdizione e i mestieri di tutti noi. Secondo fenomeno, la rivoluzione delle nostre vite da parte delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, che è sembrata capace di sostituirsi a noi uomini, anche in attività intellettualmente complesse, fino a rendere possibile la cosiddetta giustizia predittiva, basata sulla sostituzione della capacità di ragionamento giuridico con la capacità computazionale. Nuovi fenomeni spingono quindi per la riconfigurazione delle nostre funzioni. Ed è legittimo in questo nuovo che avanza chiedersi, ma è attuale la missione dell'avvocatura? E se sì, qual è questa missione? Credo che la risposta sia scontata, e sì al primo corno del dilemma, e sì anche al secondo, ma è molto più difficile riempirla di contenuti e questo congresso servirà proprio a questo fenomeno, a coprire di contenuti la risposta. Io non devo attardarmi, però chiedo che mi sia consentito il tempo per due rapide considerazioni. Quanto al primo fenomeno che ho evocato, dobbiamo ribadire la natura dichiarativa della giurisprudenza e della funzione interpretativa che le sezioni unite hanno di recente riaffermato in modo esemplare con la sentenza 24.413 del 2021. Se la funzione interpretativa resta essenzialmente funzione dichiarativa, va da sé che resta essenziale la funzione dell'avvocato. Eppure dobbiamo considerare che al tempo dei cambiamenti globali emergono nuove istanze di giustizia a cui la tutela dei diritti fondamentali impone di dare risposta nell'osservanza e applicazione dei principi della Costituzione e delle carte sovranazionali. Ebbene, a me sembra che anche in questo nuovo contesto dell'espansività, ferma l'inderogabilità dei principi, esce esaltata la funzione centrale ed essenziale dell'avvocato, perché l'avvocato è addirittura garante dello stesso ruolo del giudice,
attraverso la rappresentazione della situazione giuridica delle parti. Le parti sono titolari della quota di sovranità rappresentata dai diritti che la Costituzione attribuisce ai cittadini. Perciò è solo grazie al e con il contributo dell'avvocato che il giudice amministra la giustizia in nome del popolo, come dice l'articolo 101. Non c'è, non può esserci giudice nel processo se non c'è l'avvocato. Volgendo l'attenzione al secondo fenomeno, la rivoluzione digitale. Il problema è che già nella dimensione più elementare del processo telematico, cioè sostituzione del supporto cartaceo con il supporto digitale, rapidità delle informazioni, sono stati riconfigurati i ruoli di magistrati e avvocati, perché si è permesso un modo diverso di svolgere il processo. Allora le questioni sono quelle note che dibattute e che dibatterete, dell'efficienza che è stata ricordata negli interventi di saluto precedente. Però permettetemi di ricordare a tutti noi che la macchina giudiziaria non è e non può essere una vera e propria azienda, perché non produce un servizio tecnico, ma produce un servizio istituzionale. E l'efficienza è legata anzitutto all'osservanza dei principi fondamentali che governano la giurisdizione, forse prima ancora del tempo. Seconda questione, i rischi. La rivoluzione scientifica ha fatto sì che addirittura cercare di definire quali siano le caratteristiche di questa società che stiamo vivendo è come cercare di definire il colore del camaleonte. Sono parole di Yuval Noah Harari. Homo sapiens sta diventando oggetto di modifiche che non sembra più capace di governare. Allora occorre cautela. Guardate, non dobbiamo indulgere in una sorta di neoluddismo, ma prestare attenzione agli autorevoli richiami, tra gli altri, di Albert Einstein, quando sottolineava che la mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servo. Non dobbiamo indulgere in una società che onora il servo e dimentica il dono. E ricordare le parole di Federico Faggin, uno dei grandi autori del cambiamento tecnologico, padre del microprocessore, che ha dimostrato che la natura dell'informazione per l'uomo non è e non può essere la stessa per i computer. Nessuno di noi, credo, possa stimare che l'interazione a distanza sia equiparabile a quella in presenza. Che fare? Credo che dobbiamo scongiurare che i big data e l'intelligenza artificiale diventano arbitri della conformazione della società, una sorta di nuovo legislatore globale, e rimettere al centro i fondamentali valori dell'uomo messi in crisi dal mito del profitto quale unico fattore di regolazione. Dobbiamo garantire il diritto alla leggibilità degli algoritmi e comunque sempre la preminenza del fattore umano. Dobbiamo ricordare che la scienza giuridica è una scienza pratica che non può aspirare a dimostrazioni legate al mero dato positivo, che deve essere di volta in volta storicizzato e relativizzato. Questa attività l'intelligenza artificiale non la potrà mai fare. E allora in questo contesto emerge inconfutabile la perdurante centralità della funzione dell'avvocato, quale insostituibile presidio di garanzia e del rispetto dei valori fondamentali dell'uomo. L'avvocato incarna una figura di garanzia essenziale per proteggere oggi ancora di più di fronte alla rivoluzione digitale ciò che c'è di più umano nell'uomo, per garantire e realizzare il contatto diretto, perché è protagonista della ricerca del diritto da applicare, indispensabile per una scelta ermeneutica ragionevole e giustificata in un quadro di pieno apprezzamento della fattispecie concreta. Certo, lo abbiamo sentito dall'onorevole Sisto, occorrono anche nuove leggi che mantengono al passo con i tempi la professione, però è necessario, forse è il momento, di ripensare l'approccio iperspecialistico. I nuovi complessi problemi richiedono un approccio multiprospettico. Tuttavia, tutti questi nuovi grandi problemi possiamo e dobbiamo affrontarli muovendo
dal postulato che ho ricordato, valido nel vecchio come nel nuovo mondo. L'avvocatura costituisce un'istituzione essenziale ed insostituibile dell'ordinamento politico-sociale. Auguri di buon lavoro.